Pomeriggio di follia e terrore a Napoli. Giulio Murolo, un infermiere 48enne dell'ospedale Cardarelli, incensurato con la passione per la caccia, ha sparato con un fucile a pompa uccidendo 4 persone e ferendone altre 5. Secondo le prime ricostruzioni, Murolo avrebbe sparato prima alla moglie in casa, poi al fratello ed infine avrebbe freddato uno o due vicini intervenuti sul pianerottolo. Successivamente si è messo a sparare dal balcone, si è poi barricato nel suo appartamento di via Napoli a Capodimonte e, circondato da una serie di bombole a gas, minacciava di far saltare in aria l'abitazione. Quindi è iniziata una trattativa con le forze dell'ordine per disarmarlo. Poi Murolo si è arreso. Tra le persone uccise, oltre alla moglie e al fratello, vi sarebbero un tenente della polizia municipale, mentre non è chiaro se a cadere sotto i colpi dell'infermiere in preda ad un raptus omicida sia stata anche la cognata. Tra i feriti tutti ricoverati in ospedale ci sono 2 giovani che viaggiavano a bordo di uno scooter in strada, poi ci sono un poliziotto ed un carabiniere. Da chiarire ancora il motivo che ha scatenato la furia omicida, ma sembra che all'origine della sparatoria vi sarebbe stato un futile motivo, ossia una lite per un filo steso per il bucato innestato su vecchi dissapori per questioni di interesse tra Murolo e il fratello. È assurdo, una persona del genere in mezzo al popolo, sapete, voi non è assurdo, non si può vivere così, ragazzi, non si può vivere. Ma sparava da ogni 5 minuti, usciva e sparava. No, noi siamo arrivati subito dopo, dico che questo ha cominciato a sparare. Io stavo passando da qua, io ho lasciato la macchina e ho cominciato a correre. Sembrava un film. Perché sparavano tutti, polizia. Sono stato di passaggio, sono stato sparato addosso. E a seguito della tragedia di poco fa è stata annullata la presenza del premier Renzi alla cerimonia di inaugurazione della stazione metropolitana in programma domani a Napoli.